Prima tappa della Gibraltar Race piena di problemi. Percorso molto bello, impegnativo. Abbiamo preso tutti un tre temporali. Ne ho preso uno in una speciale, per cui ho fatto metà speciale in prima perché grandinava, non vedevi neanche dove mettevi le ruote. Poi quando sono arrivato a 40 km da qui ho preso una matassa di filo di ferro e corda e mi si è inchiodata la ruota, non avevo un tronchesino a punta, per cui ho provato in tutti i modi, poi pensavo di ritirarmi e alla fine invece è arrivato uno degli ultimi che aveva un bel tronchesino a punta. Sono riuscito a tagliare tutta sta matassa di fili eccetera e arrivare alla fine, quindi molto sofferta. Gibraltar Race, seconda tappa, 503 km, impegnativa, soprattutto finale, un pezzo di un tratto di 20 km, tutto di pietre, veramente difficile. È andato tutto bene, se non che ho fatto una stupidata io, perché la terza speciale erano 44 km e 49 minuti per farla. Io ho invertito il dato e sono entrato a 44 minuti e quindi ho preso 5 minuti di penalità, e per il resto bene, la moto va bene, percorsi belli, bella ma bella dura. Gibraltar Race, terza tappa. La più corta delle prime tre, ne abbiamo fatte due da 500, oggi 380 qualcosa, e impegnativa, qualche salita, qualche mulattiera più che qualche salita, 5 speciali, sono andato molto bene, ho fatto una stupidata delle mie perché ero in anticipo all'arrivo di una speciale, mentre aspettavo che il tempo giusto un pilota francese mi ha chiesto delle cose sulle mousse, quando mi sono reso conto che era passato il tempo e sono entrato 15 secondi di ritardo. Però dovrei averle fatte a zero, quindi sicuramente è una buona posizione di classifica. Senza quella stupidata magari avrei anche potuto vincere oggi, vedremo poi le classifiche. Quarta tappa della Gibraltar Race, altri 505 km. Bella, mi sono divertito molto con la Transalp nuova. Stamattina ho montato le Bridgestone X41, che sono quelle miste strada fuori strada. E all'inizio c'era tanto asfalto con dei passi di montagna, mi sono divertito come un matto. Tappa bella e ho fatto qualche stupidata dovuta alla mia età, però dovrei essere andato bene. Gibraltar Race, quinta tappa, e siamo a Gibilterra, anche se non è né la boa di mezzo né l'arrivo finale, comunque siamo in vista del Marocco. E, bella, bellissima, quasi 500 km, quindi più di quelli previsti. Un tratto nelle miniere iniziale stupendo, montagne e alla fine una prova speciale in mezzo ai girasoli che veramente ci lasciava il cuore. Quattro speciali. Le prime tre perfette, molto bene, la quarta un piccolo errorino, però penso oggi di aver fatto un buon risultato di classifica. La moto va molto bene, mi comincio a abituare, ho trovato lo standard, diciamo il livello giusto mio e suo di competitività e quindi bello e divertente. Malaga, sesta tappa Gibraltar Race, siamo arrivati al giorno di riposo. È stata dura per me perché l'inizio era montagna alta con precipizio, soffro di vertigini, mi ha terrorizzato e questo stato d'animo mi è rimasto tutto il giorno.
La prima prova speciale l'ho fatta bene, la seconda era, ho preso una strada impossibile, ho fatto una discesa e una salita che mai avrei pensato di poter fare con un bicilindri come ce l'ho fatta. Ho preso qualche minuto di ritardo, ma direi che ci sta nell'economia della gara, tutto bene. Settima tappa, purtroppo come prevedevo per me è una tappa molto molto difficile, quattro speciali, quasi tre ore di prova speciale, quindi veramente impegnativo, e due prove speciali, una in particolare è tutta in alta montagna con dei precipizi molto veloci, io soffro di vertigini e non riuscivo ad andare più di 60-70 all'ora, in più ho fatto una fatica, una tensione nervosa che mi ha distrutto, quindi penso nelle ultime due speciali di montagna di aver preso almeno 5-8 minuti di penalità, però ho veramente fatto il massimo, è il mio grosso limite, la moto va sempre bene, sulle tappe veloci fatico un pochino di più, oggi erano veramente molto veloci, e comunque beh, un inizio di tappa oggi meraviglioso in una valle fiorita lungo un fiume stupendo. Yeah, I can save myself. Ottava tappa, dura, molto dura, quasi 500 chilometri e con tanto fuoristrada tosto. Bella, molto bella, e con una prova speciale in particolare, c'erano cinque speciali, le prime due di un'ora l'una, quindi già belle pesanti. E la quinta speciale è successo di tutto, ci siamo persi in tanti, io purtroppo uno di quelli che si è perso, perché non c'erano tracce, e quindi qualcuno aveva Google Earth nel navigatore, e con Google Earth si riusciva a seguire, chi non ce l'aveva. Quindi sicuramente è un bello sconvolgimento di classifica, spero non troppo in negativo per me, e niente, avanti. Alta Race, nona tappa, 576 km, devo dire che sono tanti, molto bella, 12 ore di moto senza praticamente mai fermarsi, belli oggi sterrati veloci, c'erano anche dei pezzi impegnativi, però prevalentemente molto molto divertente, e ho fatto bene, quattro speciali perfette, la quinta sono arrivato un po' tirato col tempo, ma sempre a zero, magari minimo di anticipo di ritardo, quindi penso in classifica bene, la moto va benissimo, teniamo duro, mancano tre giorni. Alta Race, decima tappa, 400 qualcosa chilometri, la più corta ma sicuramente nel complesso la più dura, perché la navigazione oggi era molto difficile, in più speciali c'erano tanti waypoint senza sentieri per raggiungerli. Sono andato molto bene, sono molto contento, ho veramente fatto il massimo che potevo al limite mio e della moto, quindi penso una buona posizione di averne recuperate anche qualcuna.
Gibraltar Race, undicesima tappa, 430 km, molto dura, molto bella, speciali impegnative anche di navigazione. L'ultima speciale sembrava una speciale di sollevamento pesi, perché era tutto accelerazioni, frenate con 200 kg di moto e 100 cavalli, veramente tosto. Sono andato bene, molto bene, sono contento, sicuramente devo aver conservato le posizioni e non so cosa hanno fatto gli altri, perché ormai si gioca sugli errori degli altri. La moto molto bene, sono contento, vediamo cosa succede. Ultima tappa, siamo arrivati a San Sebastian, finita Gibraltar Race. Oggi la tappa, bella, tanto asfalto, una speciale che se l'avessero studiata per mettermi in crisi non avrebbero potuto farla così bene, però è andata bene, quindi credo di aver conservato, salvo errori di altri, la quarta posizione, che era il mio obiettivo degli ultimi giorni. Moto bene, quindi molto contento, aspettiamo le classifiche.